14 gol, grande equilibrio nella settima giornata del girone I di Serie D, che si riscopre ancora più imprevedibile e avvincente nella lotta al vertice. Secondo pari consecutivo per la Scafatese, che non va oltre lo 0-0 tra le mura amiche contro il Sambiase. Rimane in vetta l'11 campano, che allunga a 2 punti il vantaggio sul Siracusa, caduto nuovamente in terra calabrese. La spunta è Locri, avanti di 2 gol già nei primi 45 minuti con le reti di Da Quinto e Romano. Reti bianche al Dal Contra Sebarone tra Nuova Igea Virtus e Vibonese, perfetta parità e reti inchiodate anche nel derby siciliano tra Ragusa e Paternò. Non si lascia sfuggire la ghiotta opportunità di ricucire il distacco dalla vetta la Regina, a cui basta il piazzato vincente di Dall'Oglio per battere di misura indicata. Rompe il ghiaccio la San Cataldese, primi 3 punti verde amaranto nella sfida contro il Pompei, che portano la firma di Germano, abile a trovare l'inserimento vincente nel cuore dell'area di rigore. Allo stadio ACI e Galatea, blitz dell'Enna in piena zona Cesarini, sfida aperta dalla rete dell'ex di turno Giorgio Cicirello. ACI Reale che pareggia con Sueva nei minuti finali, ma l'ultima parola è giallo-verde con la rete di Sena, che vale 3 punti pesanti e una crisi profonda per ACI Reale, relegato al penultimo posto. In fondo alla classifica però è l'Akragas, sconfitto a Sant'Agata di Militello per 2-1, eppure il gigante aveva iniziato bene con la rete di Grillo dagli 11 metri, un'illusione che dura un tempo con il ribaltone bianco-azzurro contrassegnato dalle firme di Capomaggio e Brugaletta. Goal Collection chiusa dal pareggio al Cardiopalma tra Castrum Favara e Nissa. Biancoscudati avanti e in scioltezza nel primo tempo con i gol di Maltese e Bollino. Favara, Maidomo, che agguanta il pari con le reti di Mudasiru e Baglione. Serie D che riposa solo 3 giorni. Mercoledì incombe il turno infrasettimanale con una full immersion che ci porterà poi nel weekend al giro di boa del girone d'andata.